Siamo tutti un po' Howl. Solo i più fortunati possono dire di rivedersi in Sofì. Sono Irene di Zeta e oggi parliamo di un film che eravamo troppo piccoli per capire veramente. Oggi parliamo del Castello Errante di Howl. L'arte è un film stracolmo di metafore, nella struttura, nell'evoluzione dei personaggi. Però in questa sede parliamo della metafora per eccellenza di questo film, il personaggio di Howl. Howl è uno stregone affascinante, ma la sua caratteristica più importante è che Howl non è uno. Non riesce ad essere una cosa sola. Questa incapacità di avere un'identità forte e stabile è rappresentata dal fatto che Howl è come se fosse spezzettato in tanti personaggi satelliti che abitano all'interno del castello. E ognuno di loro rappresenta una determinata sfaccettatura del personaggio di Howl. Abbiamo l'Howl, propriamente detto, un uomo bellissimo, ossessionato tanto dalla propria immagine quanto dalla necessità di essere apprezzato dagli altri. Costruisce con queste premesse un'identità fittizia, vuota, che invano proverà a riempire diventando ogni giorno ciò che qualcun altro desidera. Lo stesso castello rappresenta un pezzettino di Howl. Grazie ai suoi superpoteri, Howl riesce a traslocare da un posto all'altro molto semplicemente e anche il potere di trasformare ogni stanza del suo castello in altro luogo. È come se Howl fosse ovunque, ma allo stesso tempo da nessuna parte. Il suo bisogno di essere sempre apprezzato si traduce nella necessità di fuggire costantemente da se stesso e dagli altri. In cambio di una presunta onnipotenza, Howl stringe un patto con il diavolo, vende la propria anima. Difatti il principio vitale, l'anima, si stacca da Howl. E nel film quest'anima è rappresentata da niente meno che Calcifer. I due sono uno prigioniero dell'altro. Howl è costretto a esercitare la propria autorità su Calcifer per far sì che il castello si muova. Lo riduce in schiavitù. Ma allo stesso tempo Howl dipende da Calcifer. Se muore uno, muore anche l'altro. E abbiamo Markol, giovane apprendista di Howl che invece è la rappresentazione della sua sfaccettatura più fanciullesca. L'Howl bambino, ancora un'anima pura, non ancora contaminata dalla brama di potere. Sofì è la rappresentazione di quello che Howl vorrebbe essere ma non riesce veramente a diventare. Qualcosa di solido, qualcosa di forte, qualcosa di indipendente, di autonomo. Tu l'hai vista quest'opera d'arte?